La questione depuratore è una questione, diciamo, complessa. Proviamo a sintetizzarla così, cioè il depuratore di Pescara mediamente funziona più degli altri, dati alla mano. Va detto che proprio qualche giorno fa erano venuti fuori dei dati pubblicati e poi smentiti dall'ARTA perché riferiti ad un precedente periodo. Questo certamente non ha contribuito alla chiarezza. Oggi il tema è come rendere più efficiente un ciclo della depurazione che, per quanto riguarda il depuratore di Pescara, è giunto sostanzialmente quasi al limite della sua capacità di carico. Bisogna farlo lavorando con il sistema territoriale, considerare che lo spazio fisico non è di per sé decisivo, e cioè se un depuratore si fa a spoltore è naturale che finisce per servire anche l'utenza di Pescara, e bisogna farlo in un quadro integrato di azione sull'acqua, con la consapevolezza che la qualità dell'acqua del fiume è naturalmente un problema complessivo. Il fiume Pescara attraversa tre province, il suo corso è 152 km, però sfocia a Pescara, e da qui devono partire le soluzioni al problema. Poi lei se l'è presa anche con l'ACA, insomma, si è iscritto nel registro di coloro che sollecitano l'ACA ad una maggiore attenzione e manutenzione. Guardi, io segnalo semplicemente circostanze. Chi ha memoria di questi fenomeni della balneazione oscillante ricorderà che, per esempio, su Fosso Vallelunga, al confine Pescara-Francavilla, c'erano state delle criticità, dei valori fuori norma e poi rientrati in norma. Sono rientrati perché noi abbiamo individuato la causa del problema, e cioè una pompa di sollevamento che deve gestire l'ACA che non funzionava. E anche una pompa di sollevamento ci ha tradito in questo fine settimana, però la manutenzione e il buon funzionamento di tutto ciò naturalmente compete all'organo gestore. Io non ho idea di tirare la croce addosso agli altri, voglio semplicemente che vi sia una complessiva assunzione di responsabilità. ACA ha attraversato e continua ad attraversare un periodo di, diciamo, salvaguardia dei tribunali, ovvero il suo risanamento passa attraverso una procedura concordataria che viene svolta di concerto con il tribunale, e quindi è fuori dubbio che vi è un risanamento in atto e che deve continuare. Poi resta il problema naturalmente degli investimenti, perché comunque i cittadini che pagano la bolletta, una quota di quella bolletta è destinata proprio a tutto ciò, a che il sistema delle reti si è più integrato.